Molise è regione che grazie alla sanità crea molta mobilità attiva. Questo rileva uno studio recentemente pubblicato ed attribuire principalmente alle prestazioni che vengono erogate dalle strutture private accreditate, cioè quei presidi che da mesi si trovano al centro di una diatriba col commissario ad acta alla sanità, il governatore Donato Toma. Il nodo è relativo soprattutto all'extra budget e al contratto che non è stato ancora firmato, temi su cui si è espresso il TAR. Ospiti di Conto alla Rovescia di Pasquale Damiani su Teleregione, gli avvocati di Villa Maria, Neuromed e Gemelli, Salvatore Di Pardo e Fabio Verile sono tornati a chiedere un dialogo sull'argomento e soprattutto delle spiegazioni. Ogni regione paga i suoi pazienti, quindi per le prestazioni rese in favore di pazienti della Campania, del Lazio, non pagherà mai la Regione Molise e in base a una formula contrattuale particolare, confermata dal Consiglio di Stato, non anticiperà nemmeno i soldi della Regione Molise. Quindi tutte queste prestazioni saranno pagate dalle regioni di provenienza del paziente. Il muro contro muro non giova a nessuno e peraltro non può proseguire, perché il nostro sistema sanitario regionale è un sistema che prevede l'integrazione tra pubblico e privato. E quindi, come diceva il collega, le due parti devono necessariamente dialogare nell'interesse della sanità molisana, nell'interesse dei cittadini e nell'interesse del primario della tutela della salute. L'avvocato Verile è andato giù duro parlando della totale assenza di confronto con la struttura commissariale e con la direzione salute del Molise. Inoltre, il legale del Gemelli ha sottolineato la grande incognita del momento, quella relativa agli stipendi da pagare al personale della struttura privata, e poi ha posto un interrogativo circa il mancato pagamento dei servizi già prestati. Ma oggi noi siamo a dover registrare che non ci vengono pagate le fatture per fatture maturate e scadute. Noi oggi siamo qui perché dobbiamo capire se sarà possibile pagare gli stipendi del mese di gennaio. Cioè, è giusto che i cittadini molisani sappiano che vi sono 8 milioni di euro di fatture scadute per le quali non abbiamo risposto. E io penso che una pubblica amministrazione che deve essere ispirata a criteri di imparzialità, lealtà, buon andamento, non possa continuare con questo atteggiamento.